Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna devoti. Cantiamo, cantiamo, Jai Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Gopi Janavalpa Yashodanandana Yashodanandana Brajadanarandana Yashodanandana Brajadanarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayuradha Kunja Bihari Jayuradha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Palpaha Iri Bharatari Gopi Janna Palpaha Iri Bharatari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayuradha Madhava Kunjabihari Jayuradha Madhava Kunjabihari Jayuradha Madhava ki jai Srila Prabhupada ki jai Granthraja Srimad Bhagavatam ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna devoti. Buongiorno Hare Krishna. Buongiorno, Bhakta Luigi, Hare Krishna, buongiorno. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Bhakta Domenico, Bhakti Loredana, Bhakta Alessandro, Radha Charandevi,
Bhakti in Caterina, Kevala Bhakti, Bhakti in Claudia Maria Teresa, Bhakti in Caterina, Bhakti in Gabriella, Bhakti a Maurizio e Bhakti in Valentina. Hare Krishna devoti, buongiorno. Bhakta Denis, provo a chiamarti ieri, Denis. Volevo farti uno scherzo telefonico. Volevo ordinare chili e chili di gelati, che lui è un gelataio, però non mi hai risposto. Ah, sono rimasto frustrato. Scherzi, va bene, però ho provato a chiamarti per farti lo scherzo. Allora, leggiamo oggi dal canto sesto dello Srimad Bhagavatam, intitolato I doveri assegnati all'umanità, Hare Krishna Bhakti Mariella. Capitolo 16, oggi leggiamo soltanto l'introduzione, che è una facciata. Una facciata, e l'introduzione al capitolo 16, Hare Krishna Bhakti Emanuele, Bhakti in Palmira. Poi da domani, no, domani è sabato, poi da lunedì, da martedì inizieremo il capitolo che si intitola Il Re Citraketu incontra il Signore Supremo. Adesso un po' c'è una panoramica, in succinto viene offerto il contenuto del capitolo 16, che ripeto, si intitola Il Re Citraketu incontra il Signore Supremo. Prima ha incontrato la sofferenza, poi ha incontrato la volontà di superarla questa sofferenza. Quindi ha incontrato i puri devoti di Krishna, di conseguenza ha incontrato Krishna. Vedete com'è tutto lineare. Allora, come questo, un colpo Bhagavatam, come questo capitolo riferisce, Citraketu poté parlare col figlio morto e ascoltare da lui la verità a proposito della vita. Quando Citraketu si fu calmato, il grande saggio Narada gli insegnò un mantra, grazie al quale Citraketu poté rifugiarsi ai piedi di loto di Sri Sankarsana. L'essere vivente è eterno. Sri Sankarsana sarebbe Sri Balarama, di cui peraltro ricorre il trascendentale genetliaco, il compleanno, il 31 di agosto. Sankarsana, la potenza trascendentale, che si traduce anche in potenza materiale. Quindi questo aumento di debolezza e di dolore, di sconforto, Narada Muni lo invita a rifugiarsi ai piedi di loto di Sri Sankarsan, ok, in modo che lo potesse sostenere. È sempre Krishna, comunque. L'essere vivente è eterno e quindi non nasce e non muore. Nahanyate hanyamane sharire. Secondo le conseguenze dei propri atti, si nasce tra le varie specie di vita, tra gli uccelli, gli animali, le piante, gli uomini, gli esseri celesti e così via, passando da un corpo all'altro nel ciclo di nascite e morti. Per un certo periodo di tempo si riceve un corpo particolare nel quale si gioca un ruolo fittizio di figlio o di padre. Sì, è un gioco che fa rima con gioco. Però insomma, è un modo di dire, si gioca il ruolo, si gioca la parte, però non è proprio un gioco, è più che altro un giogo. Siamo sotto il giogo dell'energia materiale. Tutte le nostre relazioni nel mondo materiale con amici, parenti e nemici sono basate sulla dualità che provoca la nostra felicità o il nostro dolore, ma tutto questo sulla base dell'illusione. L'essere vivente è in realtà un'anima spirituale, un frammento di Dio, non ha niente a che fare con le relazioni proprie di questo mondo di dualità. Perciò Narada Muni dette a Citraketu il consiglio di cessare ogni lamento per la morte del suo cosiddetto figlio. Dopo aver ascoltato gli insegnamenti del loro figlio morto, Citraketu e sua moglie compresero che tutte le relazioni in questo mondo materiale sono causa di sofferenze. Le regine, che avevano somministrato il veleno al figlio di Krittadyuti, si vergognarono molto, beh, almeno, insomma, almeno un po' di vergogna, molta vergogna, almeno, si vergognarono molto della loro azione. Espiarono la loro colpa di aver ucciso un bambino
e abbandonarono l'idea di avere figli. Passata la voglia. In seguito, Narada Muni offrì preghiera a Narayana, che esiste come Chaturvyuha, e istruì Citraketu sul Signore Supremo, il quale, Signore Supremo, crea, mantiene e distrugge ogni cosa ed è il maestro della natura materiale. Allora, quando qui, scusate però, allora, quando qui leggiamo Narada Muni dette a Citraketu il consiglio di cessare ogni lamento per la morte del suo cosiddetto figlio. Non ha niente di cinico o di insensibile o di impersonale, perché c'è un perciò prima. Perciò Narada Muni, perciò, ovvero per tutto quello che è successo prima. Anghina Muni, ricordiamocelo, avrebbe voluto dirglielo subito, 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 immediatamente, lascia perdere. Ma vedeva Citraketu, cioè lascia perdere, abbandona il tuo proposito, non ti accanire. Se la provvidenza non ha organizzato per te un figlio, Hare Krishna Silvio, benvenuto. Se la provvidenza non ha organizzato per te un figlio, concentrati su questo, sul perché, e rivolgi domande appunto su questo. Non uno, ma perché? Non un perché contrariato, non un perché inquisitorio, ma un perché inquisitivo. Ma vide Citraketu troppo inquisitorio, troppo, troppo, troppo. Perché? Perché lo voglio assolutamente. E va bene, allora Anghina Muni dovette svolgere un ruolo nella missione della divina provvidenza di Krishna, pensato anche per Citraketu, dovette svolgere il ruolo di colui il quale avrebbe favorito, intercesso presso il Signore Supremo e favorito il concepimento di questo figlio, che però si sarebbe chiamato. Anghina Muni, da maestro spirituale, conferisce il nome al nascituro. Tuo figlio si chiamerà Arshashoka, quindi un suggerimento gliel'ha dato. Arshashoka, ce lo ricordiamo cosa significa Arsha, Shoka, gioia, lamento, gioia, dolore, gioia, angoscia, entrambe. Però Citraketu pensò, vabbè, chiaro, figlio unico, ci sta, che magari sarà un po' viziato, mi darà un po' di filo da torcere, però la gioia di avere un figlio, eh? Un successore al trono, qualcuno, vabbè, insomma, lo sappiamo, no? Perciò, dopo tutto questo, poi, dopo tutto questo, cosa? Dopo questo episodio della nascita, lui felice, Arsha, sciocca, la gioia della nascita, e poi l'impietosa tortura. Quel dolore che sembra eterno, quell'inesorabile, impietosa tortura, un supplizio del vedere il proprio figlio, ancora in fasce, assassinato da chi poi? Dalle altre mogli invidiose. Shoka, ecco il Shoka, non era il filo da torcere che mio figlio mi avrebbe dato perché è un po' viziatello, essendo l'unico figlio, figlio unico. No, questo dolore, ripeto, praticamente apparentemente infinito, insopportabile. Scusate, c'è un moscerino qui, anch'esso è insopportabile, ma non come. E poi ritornano sul luogo Anghina Muni e Narada Muni e gli impartiscono degli insegnamenti. Questa conoscenza è sollevante, ce lo siamo detti, no? Di recente, la conoscenza di Krishna è sollevante, ti allevia, lenisce, è sollevante, ti solleva dalla sofferenza atroce, diventa più sopportabile. E poi ancora, cosa è successo? Non finisce qui, riportano in vita. Riportano in vita per qualche secondo, minuto, non ricordo, qualche minuto, diciamo, il figlio, il quale si alza e dice dal letto, dalla culla, dal letto di morte. Chi siete voi? Ecco, è tuo padre e tua madre. Quali padri e quali madri? Di quali padri e madri parlate? Io sono un'anima, un viaggio infinito, sai quanti padri e quanti madri ho avuto? Questi chi sono? Io veramente avrei concluso. Per me questa era l'ultima.
c'era quest'ultima purificazione, quest'ultima sperimentare quest'ultima morte, e così espiando così ogni forma di debito karmico, estinguendolo, io avrei concluso. Di quali padri e madri parliamo ancora? Io ne avrei abbastanza, no? Nel sentir parlare, beh, vabbè, poi io non voglio adesso anticiparvi, non, neanche voglio banalizzare, cioè, trasformandola in una commedia di De Filippo, dico, ma il punto è che dinanzi a questa scena decisamente scioccante, Citracheto, sì, re Citracheto, a quel punto era pronto per ricevere questa istruzione, e gli dice Narada Muni e Anghira, glielo dicono: basta, non lamentarti più per la morte del tuo cosiddetto figlio. Certo che se andiamo a dire una cosa del genere, una frase del genere, a qualcuno a cui è morto un figlio, piccolo o grande che sia, non importa, non è che possiamo andare a dire smettila di lamentarti per questo tuo cosiddetto figlio. No, qui Re Citracheto era pronto. Era stato già, come dire, schiacciato dal rullo compressore della tragica esperienza, per cui Hare Krishna Stefano, per cui era pronto a sentirsi dire: basta, basta con le lacrime, stai piangendo per qualcosa che non merita neanche una lacrima, per la serie, perché non piangi allora per tutti i figli che hai perso nelle vite precedenti, non te li ricordi, eh? Non te li ricordi. Perché è tutta un'illusione, perché piangi questo e non piangi gli altri 10 miliardi 997 milioni 742, sto dando i numeri, figli che hai perso anche più tragicamente di questi, molte volte, nelle vite precedenti, perché non te li ricordi, perché è tutta un'illusione. Quindi, ecco, volevo precisare questo punto. Non c'è niente di cinico, c'è un perciò che fa capire che c'è qualcosa. Tanto che è successo prima, lo dico per chi si fosse collegato adesso e sentisse, si fosse collegato soltanto su questa frase. Perciò Narada Muni dette a Citracheto il consiglio di cessare ogni lamento per la morte del suo cosiddetto figlio. Chiarito questo, andiamo avanti. Hare Krishna Premamrita. Dopo aver ascoltato gli insegnamenti del loro figlio morto, Citracheto e sua moglie compresero che tutte le relazioni di questo mondo materiale sono causa di sofferenza, solo questione di tempo, non di probabilità. Le regine che avevano somministrato il veleno al figlio di Kirtadyuti si vergognarono molto della loro azione, espiarono la colpa di aver ucciso un bimbo e abbandonarono l'idea di avere figli. In seguito Narada Muni offrì preghiera a Narayana, che esiste come Chaturvyuha, e istruì Citracheto, Hare Krishna Antonella, e istruì Citracheto sul Signore Supremo, il quale crea, mantiene e distrugge ogni cosa ed è il maestro della natura materiale. Dopo aver istruito Citracheto, in questo modo, Narada Muni tornò a Brahma Loka, da suo padre. Queste istruzioni sulla verità assoluta sono definite Mahavidya. Dopo essere stato iniziato, Mahavidya, la suprema conoscenza. Dopo essere stato iniziato da Narada Muni, Citracheto pronunciò il Mahavidya, queste istruzioni, e dopo una settimana ottenne di vedere Sri Sankarshan, che era attorniato dai quattro Kumara. Il signore, deliziosamente vestito in abiti turchesi, portava un casco e ornamenti d'oro. Il suo volto irradiava felicità. Alla presenza di Sri Sankarsana, Citracheto offrì i suoi omaggi e cominciò l'offerta di preghiere. In queste preghiere, Citracheto disse che milioni di universi riposano nei pori della pelle di Sri Sankarsana, il quale è senza limiti perché non ha né inizio né fine. Il Signore è ben conosciuto dai devoti per la sua eternità. La differenza che distingue l'adorazione del Signore dall'adorazione degli esseri celesti consiste nel fatto che gli adoratori del Signore acquisiscono il medesimo carattere di eternità, partecipando della stessa natura del Signore Supremo, Sat Chit Ananda, ma ovviamente in quantità infinitesime, e quindi
essendo relativi al Signore Supremo, connettendosi a Krishna, al Signore Supremo, che è il Sat Chitananda Supremo, vedono gli esseri viventi risvegliare gli esseri viventi condizionati in questo mondo. Perché poi la stragrande, stragrande maggioranza degli esseri viventi non abbandona il mondo spirituale come abbiamo fatto da fenomeni noi, diciamo, siamo i fenomeni proprio, ok? Nel riconnettersi con Krishna, Dio, la persona suprema, che dicevo, il Sat, l'eterno, Chit, il saggio, e Ananda, il felice supremo, noi, depositari di queste stesse caratteristiche, ma in quantità infinitesimale, quindi siamo relativi a lui. Quando ci connettiamo nuovamente a lui, ci relazioniamo relativi, ci relazioniamo nuovamente a lui, ecco che vediamo risvegliarsi naturalmente queste caratteristiche precipue di ogni essere vivente, no? Il Signore è ben conosciuto dai devoti per la sua eternità. La differenza che distingue l'adorazione del Signore dall'adorazione degli esseri celesti, questo sarà uno degli ultimi argomenti che saranno trattati e che tratteremo nel capitolo sedicesimo. Quindi, la differenza che distingue l'adorazione del Signore dall'adorazione degli esseri celesti consiste nel fatto che gli adoratori del Signore acquisiscono il medesimo carattere di eternità, mentre le benedizioni che si possono ottenere dagli esseri celesti non sono permanenti. A meno di diventare devoti, non è possibile capire Dio, la persona suprema. Dopo che Citraketu ebbe finito le sue preghiere, l'illimitato Signore Supremo gli rivelò la conoscenza della sua persona, Hare Krishna. Dunque, uno dei primissimi argomenti è proprio la dualità, il dualismo. Intanto volevo chiedere a Luigi, Piero, Vittoria, Viviana, si sente tutto regolare? Sì. Sì, va bene. Dunque, qui si parla di dualismo, di dualità, e quindi dovremmo, ovvero di alti e gli alti e bassi di questo mondo, dualismo, gli alti e bassi. Dualismo, questo termine molto filosofico, gli alti e bassi lo capiamo meglio, no? Dobbiamo trascendere queste dualità, questo dualismo, trascendere gli alti e bassi del mondo materiale. Cosa significa trascendere la dualità? Significa appunto andare oltre gli alti e bassi di questo mondo, gioie, dolori. Ecco, Harsha Shoka, per esempio, perdita o guadagno, momenti più floridi e momenti meno floridi, onore e disonore. Queste sono soltanto alcune delle dualità o dei dualismi a cui tutti quanti siamo sottoposti. Ora, quando la Bhagavad Gita ci dice, e ce lo dice spessissimo, di essere trascendentale, no? Comincia subito dal 2,40 e poi continua anche nel 5,20, se non vado errato, come un fiore di loto e tutto gli scivola addosso, e così tu ci dice, no? Oppure gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno. Adesso si soffre per il caldo, esempio molto molto azzeccato in questo momento dove si soffoca, finirà, uno si lamenta, ma quando finisce? Tanto poi inizia l'inverno e poi ricominceremo, ma quando finisce questo inverno e quando arriva la primavera? Poi arriva la primavera ma non ci sono mezze stagioni e comunque ci sono le allergie e questo e quello e comunque c'è sempre qualcosa che turba, alti e bassi, no? Quando la Bhagavad Gita ci dice non lasciarti così tanto influenzare dalle dualità, dagli alti e bassi, beh, questo è un ottimo consiglio che ci viene dato dal nostro Suridam Sarvabhutanam, dall'amico, dal nostro amico migliore, Krishna, dall'amico del cuore e anche nel cuore, perché Riddheshe Arjuna Tishtati sono nel cuore di ogni essere vivente, quindi è l'amico del cuore e dell'amico nel cuore. È un ottimo consiglio quello che Krishna ci dà anche da un punto di vista proprio pratico, per la vita di tutti i giorni. Perché se siamo troppo influenzati dagli alti e dai bassi, dalle dualità,
Lo sappiamo benissimo, poi non riusciamo neanche a far bene le cose che riguardano i nostri doveri quotidiani, proprio materiali. Non ci riesce bene manco il materialismo, né le cose materiali, né le cose spirituali, e neanche le cose materialistiche ci riescono bene. Per materiali, vabbè, abbiamo già parlato, non sto lì a sottolineare. Non ci riesce bene niente se ci lasciamo. Se ci lasciamo troppo influenzare dagli alti e dai bassi, non lo so, il solito esempio, no? Che facciamo sempre. Stai andando in ufficio e ci stai andando in macchina, c'è traffico e quindi sei pure in ritardo, e già ti senti frustrato, ti senti frustrata. Poi, superato il traffico, arriva un pirata della strada e ti attraversa così, ti taglia la strada, e questo ti fa scattare come una corda di violino, ma suonata da uno che sta imparando, quindi qualcosa di terribile, qualcosa di uno stridente proprio. E l'umore, l'umore a quel punto diventa nero, nero, come la pece, anche bollente, no? E te lo porti dietro questo umore nero, e prima il traffico, il ritardo, sei lì teso, concentrato, e questo pazzo che ti taglia la strada, no, 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 te lo porti dietro pure in ufficio, questo umore nerissimissimissimo, e quel lavoro importante, quella presentazione importante, per la quale ti sei preparato per settimane, si traduce in un fallimento, perché ti sei spompato, sfibrato nell'ansia, nella rabbia, nella frustrazione, e arrivi lì spompato, sfiatato. Ok. Quindi, tolleranza. Ci sono cose piccole, davvero piccole. Poi ci sono anche cose grandi che succedono, allora ci sono cose brutte e piccole, come quelle, il traffico piuttosto che il pirata della strada che ti attraversa, sono cose piccole. Poi ci sono cose brutte e grandi, ma tutte quante sono piccole paragonate al vero scopo della vita. Ecco perché è importante conoscerlo, approfondirlo, ecoscandagliarlo, come direbbe il nostro Bhakta Vincenzo Maria, va approfondito, analizzato a fondo, e va condiviso anche con gli altri lo scopo della vita, che parte dalla comprensione della nostra vera identità, chi siamo davvero, no? Identità e scopo, questi sono gli argomenti sui quali tutta la Bhagavad Gita e tutto lo Srimad Bhagavatam ci illuminano, tutta la le scritture, gli Shastra ci illuminano su questo: chi siamo e qual è lo scopo, analisi e assunzione di responsabilità. Quindi ci sono cose davvero piccole, poi ci sono cose grandi, anche grandissime, ma che sono comunque piccole paragonate a questo, al vero scopo della vita, no? Tolleranza significa mantenere piccole le cose piccole per concentrarsi sulle cose grandi, in modo che le cose grandi restino grandi nella nostra coscienza, no? Nella nostra comprensione, e che non diventano follemente piccole paragonate invece alle cose che sono veramente piccole. Mantenere piccole le cose piccole e grandi le cose grandi per potercisi concentrare, no? Allora, ci sono cose però piccole, questo è tutto piccolo paragonato a questo, quindi possiamo dire che è tutto piccolo. Qualunque traversia, vicissitudine, problema, difficoltà, momentaccio, è un momentaccio, è un momento, no, ma è tutto piccolo paragonato allo scopo reale della vita. Questi sono gli inevitabili alti e bassi dell'esistenza, non possono influenzare il nostro servizio devozionale, non possono, non devono, non possiamo permetterglielo. Il nostro servizio devozionale deve andare avanti. The service must go on, the seva must go on. Chissà, fosse diventato devoto, avrebbe cantato questa canzone Freddie Mercury. Seva must go on. Allora, questi sono gli inevitabili alti e bassi. E che ci vuoi fare? Dobbiamo andare oltre. Dobbiamo andare. Cioè, dobbiamo fare in modo che non ci tocchino. Non li metangere, no? Diceva Gesù Cristo al demonio, non mi toccare. No, non li metangere, non mi toccare.
Non ti avvicinare nemmeno, non osare avvicinarti. Dobbiamo fare così. Non osate avvicinarvi perché sono impegnato in qualcosa di più grande, al servizio del più grande, no? Quindi noi dobbiamo fare in modo che non ci tocchino tutte queste cose. E ovviamente questa è una rivoluzione. Per far sì che ciò avvenga, che non ci tocchino, qualcosa deve cambiare, ma qualcosa deve cambiare dentro di noi. La nostra coscienza deve mutare. Come diceva Seneca, no, non devi mutare il mondo, è l'animo, il tuo animo che devi mutare. Oh, non devi mutare il cielo, diceva, non è il cielo che devi mutare, ma te stesso, il tuo animo, no? Perché? Perché se aspettiamo che qualcosa o tutto o tutti cambi, o che cambino, lì fuori, sì, buonanotte, eh? Campacavallo che l'erba cresce. Ci stiamo soltanto preparando a future infinite esistenze di illusioni e delusioni e disperazione, poi il ciclo continua, illusione, delusione, disperazione, illusione, disperazione, illusione, delusione, disperazione, così via, quindi nascita e morte, improntate all'illusione, alla delusione, alla disperazione, no? Deve cambiare qualcosa dentro, dobbiamo cambiare noi, deve cambiare il nostro paradigma, altrimenti la narrazione dell'esistenza materiale procederà così come, grosso modo, esattamente così come a grandi linee sarà sempre la stessa cosa. Quindi il mondo è inevitabilmente un luogo intriso di dualità, non ci possiamo fare niente, è qualcosa che non possiamo assolutamente evitare. Proprio come, vogliamo dare un esempio, proprio come una barca, un attimo che tolgo qui, ok. Proprio come una barca, non può evitare di essere sballottata su e giù dalle onde. Può evitarlo? E no. Però cosa possiamo evitare? Lasciamo così. Perfetto, grazie. Cosa possiamo evitare? Di essere colpiti da quella dualità. E come? Dobbiamo collocarci saldamente in una realtà, assorbirci in una realtà che è l'unica nostra speranza, eh? È l'unica nostra ancora, o sì, scialuppa, scialuppa, o ancora di salvataggio, come si dice, scialuppa, ancora di salvezza, no? È l'unica, ovvero quella di collocarci saldamente in una realtà che si trova al di sopra di questa realtà intrisa di dualità. È l'unica. Non esiste. Cioè, non esserne influenzati non significa essere tipo negligenti, no? Nei confronti delle espressioni delle dualità, fregarsene, come si dice, fregarsene, essere quindi negligenti, trascurare, far finta di niente. No, no, è perché è una realtà ed è la realtà nella quale siamo calati in questo momento. Piuttosto, non esserne influenzati significa che non ci lasceremo risucchiare dalle dualità. Il classico passo svelto sulle sabbie mobili, eh? Per esempio, no, proprio così, una macchina, un'automobile che circola su strada, ovviamente, è condizionata. E come? Dalle irregolarità, dalle asperità della superficie terrestre. Certo che sì, gli alti e bassi, no? Certamente che ne è influenzata. Ma un aereo che invece sorvola la superficie terrestre non ne viene influenzato perché vola in alto, sopra la terra. Ora, la diversità delle due situazioni, veicolo su strada e veicolo in cielo, non è che consista nel fatto che le irregolarità, le asperità, le curve, le colline, poi giù, no, non ci siano, più per l'aereo. No, no, esistono.
o che l'aereo faccia finta che non esistano. No, no, esistono, ci sono, sono ancora e saranno sempre, per sempre lì. Qual è il punto? Hare Krishna Manuel Enrique, qual è il punto? È che non creano queste asperità ad entrambi i veicoli lo stesso tipo di problemi. Appunto, c'è la Bhagavad Gita 5.20, vediamo se è vero, l'ho citato prima, 5.20, l'abbiamo citato anche di recente, no? Padma 5.20, fiore di loto, eh? 5.20, vediamo se è vero. No, no, 5.20 dice la persona che ha intelligenza fissa sul sé, che non è mai confusa, che non esulta nella fortuna e non si lamenta nella sventura, e possiede la scienza di Dio, ha già raggiunto la trascendenza. Questo è il 520, né? 520. Brahmavid Brahmanistita. Quindi è stabile, perfettamente situato, stita. Stita significa proprio sta, è stabile, è situato, Hare Krishna Ilie Marinella, Hare Krishna Marinella, è stabile nella trascendenza, eh? Chi possiede la scienza di Dio e quindi non è mai confusa, non è mai confusa dalle dualità, non esulta nella fortuna, non si lamenta nella sventura, non si lascia influenzare da tutte queste, da tutti questi alti e bassi, appunto, no? Quindi la Bhagavad Gita, ancora una volta, Krishna ci suggerisce di, ci consiglia, il nostro amico, un buon amico ci dà buoni consigli, di restare stabili in mezzo a queste tempeste emotive. Hare Krishna, tempeste emotive, che sono tutte scatenate dai piaceri e dai dolori di questo mondo materiale. Stabile, tranquillo, non ti agitare. Ci dice che chi riesce a farlo si trova nella realtà spirituale. Chi riesce a farlo è lì. Ora, Caterina dice: solo chi segue la coscienza di Krishna può mantenere tenersi calmo anche in situazioni imbarazzanti ed irritanti. E solo il puro devoto ce la fa. Sì, sì. Perché? Che c'è così? Come farete? Ok. Perché Sagunam Samatityaitam Brahma Bhuyaya Kalpate Hare Krishna Manuel, perché effettivamente soltanto il puro devoto trascende, Sagunam Samatityaitam Brahma Bhuyaya Kalpate, trascende le tre influenze della natura materiale, il mondo, quindi gli alti e bassi, solo il puro devoto li trascende. E si situa Brahma Bhuyaya Kalpate, si situa a livello della Brahman, ovvero della realizzazione spirituale. Emanuele dice: siamo in una strada con boschi e non prende bene. Ora sì, va bene. Certo, Caterina, è solo il puro devoto ce la fa. Solo il puro devoto è situato così, no? E man mano che sì, puro devoto perché io non lo sono, ma seguo la coscienza di Krishna, a volte sbrocco. Va bene. Dicevo, man mano che la rivelazione della Bhagavad Gita si svolge, è un flusso che si svolge. Abbiamo detto che per trascendere dualità dobbiamo andare oltre gli alti e bassi, dobbiamo fare come l'aereo, va bene? Librarci al di sopra di tutto questo, concentrarci, ovvero su una realtà che si trova eternamente, stabilmente al di sopra delle dualità. Quindi, in altre parole, se io mi assorbo nei dualismi, in questo mondo materiale, considerandolo l'unica realtà, l'unica realtà tangibile, quindi l'unica, è chiaro che ne rimarrò influenzato, assorbirò quelle stesse
caratteristiche, e quindi ne subirò le reazioni, le conseguenze, le ripercussioni. Il punto per poter trascendere gli alti e bassi il modo è immergersi, assorbirsi, così come ci stiamo assorbendo fino ad oggi, ci siamo assorbiti nell'esistenza materiale, assorbirsi o essere assorti nella trascendenza, ovvero nella realtà che si trova al di sopra di tutto questo, ovvero nel puro servizio devozionale, guidati da un puro devoto e farlo insieme ai devoti. Il servizio devozionale consiste nella crescita interiore e nel contributo all'esterno. Questo è Bhakti Yoga. Non esiste una crescita spirituale che contempli soltanto una crescita personale, non dico infischiandosene degli altri, però se c'è tempo, se posso, se ho risorse, quando passerà questo momentaccio? Tanto i momentacci non passeranno mai, non l'abbiamo ancora capito che non passeranno mai. Cosa deve fare Maya più per convincerci che il momentaccio non passerà mai? Può essere un momentaccio più nero, sfumature di grigio verso il nero, ma sempre momentaccio sarà. Non capiamo che i momentacci sono proprio l'occasione che noi abbiamo per dimostrare a Krishna: sì, Krishna, io ci sono, malgrado i momentacci che sono il risultato del mio aver agito non in conformità con la mia vera natura, quindi non nel servizio devozionale, avendo non agito da devoto, ecco che io adesso sto raccogliendo i frutti, raccogliendone i frutti nella forma di momentacci. È sbagliato pensare quando passerà il momentaccio mi potrò dedicare. È diverso, è proprio il momentaccio il risultato del non essermi dedicato. Se io continuo anche durante il momentaccio a non dedicarmici al servizio devozionale, ci saranno altri momentacci, non l'abbiamo capito che è così. È così? È così? Come ce lo deve dire più Maya? Come ce lo deve far capire? Neanche più né con le buone, neanche con le cattive lo capiamo più. Allora devono arrivare le cattivissime. No, allora ce la stiamo cercando proprio, no? Quindi il modo per superare gli alti e bassi è, che ci siano gli alti o che ci siano i bassi, impegnarsi nel servizio devozionale. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Ci pensa Krishna a tirarvi fuori, però tendetela questa mano nella forma di servizio devozionale, anche nei momenti più neri. Anche in questi giorni, per esempio, sono stato così colpito, no, lo dico, lo posso dire, siamo in famiglia, Valeria e Giacomo, no? L'orario, ho proposto, no? Per il Book Crossing di agosto vogliamo pensare agli altri, nel senso anche in questo mese, vogliamo fargli trovare qualche libricino, qualche risposta concreta alle domande interiori che attanagliano e imperversano nel cuore delle persone. Glielo vogliamo far trovare un libro tra il riso e la pasta o su una cabina, o qualunque altro posto, su un treno. Vogliamo farlo. Entrambi in un primo momento, li sto glorificando, sto glorificando il loro spirito di servizio. In un primo momento di fatto, un momento in cui abbiamo avuto molte, entrambi, sono due persone che non si conoscono, però entrambi abbiamo avuto molte spese in questo periodo. Non ce la posso fare. E allora, semplicemente detto, ce lo siamo detti in questi giorni, no? Un piccolo sforzo per Krishna non ci lascerà mai. Krishna non ci lascerà mai nella penuria, nella povertà. Non moriremo di fame, non moriremo di fame. Anzi, allora immediatamente va bene, sì, ma con entusiasmo, va bene. Li prendiamo, cinque libri, li prendiamo. Cinque libri. Cinque libri significa cinque persone, ma non solo, qui si moltiplica, perché un tempo si diceva che un libro viene toccato mediamente da cinque persone, ma qui si moltiplicano esponenzialmente, i numeri aumentano, perché questi libri si possono trovare ovunque, tanti possono toccarlo, rimetterlo, toccarlo, portarselo a casa, passarlo, rimetterlo in un'altra area, book crossing.
Sì, aumenta 5 libri. E questa è una bomba d'orologeria trascendentale. Quindi complimenti, veramente bravissimi. Stima piena, per questo spirito di servizio che è un insegnamento per noi tutti, è un insegnamento per me in primis, per tutti quanti, questo spirito di servizio. Quindi, abbiamo detto che per superare gli alti e bassi, bisogna non dare forza di prova o di tolleranza, di resilienza, ce la farò, supererò, tengo duro, stringo i denti. Dobbiamo semplicemente, per superare gli alti e bassi di questo mondo materiale, anziché assorbirci nella natura materiale, nel mondo materiale, ridaiagranti si chiama, ovvero la convinzione che in questo mondo materiale sarò felice in un modo o nell'altro, prima o poi. Anziché assorbirci in questo, assorbiamoci nel puro servizio devozionale, proprio durante gli alti e i bassi, anche durante i bassi. Che durante gli alti uno non ci pensa, funziona così. Durante gli alti le cose che vanno bene uno non ci pensa, ma sto bene, me la godo. Cioè, è da un po' che non succede, me la godo, non voglio pensare a nient'altro. Adesso me la godo fino in fondo, figuriamoci se stiamo a pensare al servizio devozionale. Poi arrivano i bassi. Ah no, adesso non posso, devo risolvere questo problema, devo risolvere. Non avete idea di quanti ne sto risolvendo, di quanti problemi devo risolvere, devo affrontare. Non è il momento, e poi anche economicamente parlando, non posso, c'ho questa spesa, quell'altra spesa, proprio non posso, scusatemi, altrimenti se investo 20 euro in alcuni libri per far contento Shrila Prabhupada, poi vado a finire sotto un ponte. No? Questo che Maya, no, di cui Maya ci convince. Quindi per evitare tutto questo, assorbiamoci nel servizio devozionale. Ovvero, così come la sofferenza, gli alti e bassi derivano dall'assorbimento nel mondo materiale, assorbimento nella coscienza materiale, così la soluzione agli alti e bassi consiste nell'assorbirsi nella realtà spirituale al di sopra degli alti e bassi di questo mondo, ovvero nel servizio di devozione, nell'amorevole, riconoscente servizio al puro devoto che ci ha fatto conoscere il servizio devozionale. Ok, quindi man mano che la rivelazione della Bhagavad Gita si svolge proprio come un nastro, no? Questa realtà spirituale nella quale dovremmo assorbirci, questa realtà spirituale, la più elevata realtà spirituale, si rivela essere Krishna. È Krishna questa realtà suprema nella quale dovremmo immergersi. Leggendo la Bhagavad Gita diventa sempre più chiaro, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Quindi, cosa succede? Che quando impariamo ad amare Krishna, amando chi lo ama davvero, i puri devoti lo amano davvero. Il nostro ruolo di aspiranti, praticanti, apprendisti devoti è quello di amare, ovvero servire chi lo ama davvero, imparare da chi lo ama davvero. E il puro devoto ci dice: fai questo, fai questo, fai quest'altro. Evita questo, evita questo, evita quest'altro. Quando noi serviamo le sue istruzioni, lo seguiamo, stiamo seguendo qualcuno che ama Krishna, il cui scopo è quello di risvegliare anche noi, cara Yehudaya, questo amore per Krishna. Quindi, quando impariamo ad amare così Krishna, amando e servendo e seguendo chi lo ama davvero, quella stessa realizzazione spirituale suprema che è Krishna, rivelata dalla Bhagavad Gita, e che deriva questa realizzazione spirituale somma, che deriva da una connessione interiore con lui, servizio devozionale, no? Bene, questa realizzazione che man mano si risveglia in noi ci eleva di molto al di sopra degli effetti, dei piaceri e dei dolori di questo mondo materiale, che sono appunto come le asperità e le curve e le irregolarità della superficie terrestre dell'esempio di prima, no? Ovvero ci eleva molto al di sopra di tutto questo, facendoci vedere che sono in realtà realtà molto più piccole
di quelle che noi pensiamo, e che sono proprio causate dagli alti e dai bassi sperimentati in questo mondo. Ora, naturalmente, la nostra situazione non è proprio del tutto simile a quella di un aereo, dell'esempio, no? Che vola al di sopra di Krishna Sandro, che vola al di sopra della Terra. Perché? Perché non è proprio così, è un esempio, no? Bisogna prenderne un aspetto, non tutto. Perché? Perché effettivamente non importa quanto diventiamo avanzati dal punto di vista devozionale, quanto avanziamo, quanto ci eleviamo, no? Elevati, la levatura spirituale, non importa. Comunque dobbiamo rimanere in questo corpo, staremo ancora per un po' in questo corpo, qualche mese, qualche anno, qualche decennio, dipende, no? Magari qualche vita, se ancora non abbiamo completato e perfezionato la nostra disponibilità nei confronti di Krishna. Quindi comunque ci dobbiamo rimanere in questi corpi materiali che hanno ancora bisogni materiali, eh? Ma cosa succede? Più realizziamo la nostra identità spirituale attraverso il servizio di devozione. Identità e scopo non è qualcosa di intellettuale, è qualcosa che si realizza facendolo. Il miele, come faccio a capire il sapore del miele? Non certo attraverso le schede, non so, non so, un'analisi organolettica teorica, ma infilandoci il dito un cucchiaino e portandolo a bocca, e lì lo capiscono. Quindi devo fare, devo praticare, devo assaggiarlo proprio, no? Bene. Quindi, più realizziamo la nostra identità spirituale attraverso la pratica, ricordate, seria, sistematica e sobria, seria, sistematica e sobria, no? Più realizziamo la nostra identità spirituale così, più vediamo la vita nella sua ampiezza e grandezza, quindi si ampliano le vedute, le comprensioni, le concezioni, e meno siamo influenzati dal lato materiale della vita, dall'aspetto materiale della nostra permanenza, della nostra esistenza, ovvero il corpo e i suoi bisogni, il corpo e i suoi limiti, il corpo e i suoi dolori, le sue sofferenze. Quindi, la cosa, per concludere, la cosa più importante, diciamo la cosa fondamentale, la cosa fondamentale per trascendere la dualità, ovvero gli alti e bassi, non è quell'immaginazione artificiale, no? Secondo cui io non sono influenzato da tutto questo, no? Non esiste tutto questo, Jagam Mithya, no? È tutto falso, non esiste, faccio finta di niente, no? Oppure, per contro c'è l'autocommiserazione, l'autoafflizione, oh, sono così condizionato, non ce la farò mai. La soluzione non è quella, la soluzione è lo sforzo costante e determinato nel nostro assorbirci a Krishna. Ecco. Quindi anziché essere quotidianamente, onestamente fedeli alla menzogna proposta da Maya, cerchiamo di essere fedeli, fedeli ai consigli di Krishna, fedeli e fiduciosi in senso operativo, assorbiamoci in Krishna in questo senso. E allora gli alti e bassi non ci influenzeranno all'inizio, non più di tanto, ma poi, anzi, io direi soprattutto durante i bassi, esatto, Luigi dice soprattutto, ma sempre, sempre. Sempre, perché tanto agli alti seguono i bassi, ai quali poi seguiranno gli alti, quindi se, in realtà sempre, però quando effettivamente, Batta Luigi, vorrei dire, soprattutto durante i bassi, nel senso che in quel momento che tu dimostri di aver capito che è un esame, è un'esercitazione, quella traversia lì, quella difficoltà, che sia economica, relazionale, in famiglia, coi figli, e beh, non lo sappiamo già che ci saranno queste difficoltà. Che pensavamo che sarebbe stato tutto in discesa e primavera, in discesa, primavera, o non so, una passeggiata al chiar di luna in riva al mare, lo sapevamo che così, no? A tutti quanti Narada, Anghira Muni ci sta dicendo: attenzione, vita materiale è Arsha Shoka, Arsha Shoka, gioia e dolore, e i dolori pesano molto di più delle gioie.
Vi ricordate in termini di intensità, in termini di, insomma, di durata, in termini di diffusione, insomma, ne abbiamo parlato qualche mese fa. Pesa molto di più, sciocca rispetto ad Arsha. Caterina dice: in pochi fanno collegamenti con poeti, cantanti, eccetera. Oh, vabbè, che ho fatto? Perché quali? Ah, cantanti che ho cantato prima. Ah, GG, the Seva must go on. Seva must go on. Hare Krishna. Freddie Mercury. Beh, qualcuno vuole dire qualcosa? Testimonianze? Come si dice? Considerazioni? Domande? Eventualmente? Domande? Siamo arrivati a 400 con i libri, in questo mese poco più di 460. Vogliamo arrivare a 500? Ce la vogliamo fare? Con 500, chi ancora non li ha presi vuole contribuire per arrivare a 500, facciamo questo bel risultato tondo tondo a Krishna e a Shila Prabhupada, che era così, è così felice Shila Prabhupada quando si distribuiscono i suoi libri, così perché non perché ci guadagni qualcosa, ma perché le anime condizionate guadagnano tutto, ottengono tutto, tutto. Quello è stato il suo servizio a Krishna, diffondere la coscienza di Krishna. In queste pagine è racchiuso il segreto, la formula magica, il passo magico per passare dall'esistenza alla vita. E non vogliamo condividerlo con gli altri? Non vogliamo far felice Shila Prabhupada? Non vogliamo che Shila Prabhupada diventi fiero di noi, visto che siamo suoi, se siamo qui, evidentemente. Evidentemente. Facciamo parte del suo team. Siamo suoi assistenti, non vogliamo renderlo fiero. Dai, facciamo parte del team di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dobbiamo renderlo fiero, fiero. Dobbiamo andare a renderlo fiero. Qualcuno vuole dire qualcosa? Aspetta, c'era Emanuele. Come in bici? Come in bici? Sì. Tu lo ricolleghi a cosa, Emanuele? Ho capito il senso. Come in bici, sì, che per restare in sella bisogna muoversi, no? Come in bicicletta, per restare in sella bisogna muoversi, non si può rimanere fermi, rigidi come una spada. E tu lo applichi a cosa ad oggi, nel discorso di oggi? Vabbè, qualcuno vuole dire qualcosa? Luigi, 460 libri nel mese di agosto, direi che è un ottimo risultato. Complimenti a tutti, veramente complimenti a tutti. Direi davvero complimenti a tutti. Grazie Luigi. Sì. È un ottimo risultato e mancano ancora 6 giorni, quindi un quarto, manca poco meno di un quarto di mese, quindi giusto? Ho detto bene? Ho detto bene, oddio, con la matematica. Un quarto e un quinto? Hare Krishna, do i numeri. Allora, chiudiamo qui? Soddisfatti così? Contenti così? Ok, va bene. Allora saluto Piero Vittoria, Piero che non c'è. Vittoria, Luigi, Viviana. Dimmi, Vittoria, dimmi. Oh, no, scusate, Hare Krishna, thank you. Premamrita, Caterina, Marinella, Emanuele, Palmira. Antonella, Domenico, Batta Domenico, Batta Dennis, Loredana, Alessandro, Ginevra, Hare Krishna Devoti. Va bene. Questo vado piano perché c'è sempre il tempo che voglio concedere a chi volesse scrivere qualcosa. Claudia Maria Teresa, Hare Krishna, Claudia Maria Teresa, Ginevra. Va bene, Devoti. Jai, Shila Prabhupada, Ki Jai, Grantaraja, Srimad Bhagavatam, Ki Jai. E ci vediamo questa sera con la lettura e l'analisi, Valeria Hare Krishna, del Nettare della. No, pardon, il libro di Krishna. Il Dai. libro di Krishna. È tutto un Nettare, effettivamente. Hare Krishna, a più tardi. Arrivo, grazie. Hare Krishna.